In che ministero l'ha riconosciuto che loro, va bene, hanno passato l'esame a pieni voti, ok? Sicché gli riconosce il loro risultato. E solo per questo cavolo di errore, scusate il termine, solo per questo errore di trascrizione da un esaminatore a un altro che non è stato messo agli atti, deve essere tutto annullato. C'è rabbia, ma non certo rassegnazione, tra i genitori e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Martiri di Civitella, che in difesa della preside Isamina Santini hanno fatto una marcia di protesta dalla scuola media di Badia Alpino al Palazzo Comunale, per giunta sotto la pioggia. La questione del concorso annullato dal Consiglio di Stato, seppur temporaneamente risolta con un decreto che lascia al loro posto i dirigenti scolastici, potrebbe aprire scenari preoccupanti. Con il nuovo concorso, l'Istituto di Civitella in Valdichiana potrebbe essere assegnato ad un altro preside, e questo proprio non va, a studenti, famiglie e amministrazione comunale, vicina alla protesta portata avanti dalla consulta dei genitori. È giunta l'ora che la politica metta mano a questi errori che sono gravi, che siamo nel 2014, non si devono assolutamente manifestare. Quindi noi come amministrazione siamo vicini alla preside, siamo vicini a tutti i presidi che sono stati messi in questo limbo. Per fortuna la scuola è salva fino a giugno, ma ovviamente non finisce qua. Il decreto legge non pone fine alla questione. Salva gli atti che io ho firmato fino adesso, mi permette di continuare a firmare gli atti per il tempo che ci separa da quella che loro definiscono la rinnovazione del concorso, quindi un termine piuttosto ambiguo che non ci spiega davvero qual è l'intenzione del Consiglio dei Ministri, del Ministro Giannini, del Governo Renzi. Ci sono 120 persone che non sono passate in quella sessione, sono da ricorreggere. A quelli un posto tocca trovarglielo. E di Arezzo ce n'è una sola tra tutti questi. Sono tutti della zona che va da Firenze verso Livorno, Lucca, eccetera. Quindi capite voi che mi preoccupa un po' che uno da Lucca prenda la dirigenza Civitella. Anche a noi. E dai ragazzi abbiamo chiesto come vivono questo momento e come si sentirebbero se fosse richiesto proprio a loro di ripetere un esame per un errore burocratico. Tensione, paura, ma soprattutto avrei un po' di rabbia perché dopo aver fatto l'esame, dopo aver studiato tantissimo, cioè ripeterlo non sarebbe una cosa tanto facile. Non crediamo a noi stessi che per un errore di notifica in fase di esame alla nostra dirigente Santini venga annullato il suo esame. Con quale spirito quest'anno andremo a dare gli esami di terza media? A questo punto dell'anno, se la preside dovesse lasciare il posto, non sarebbe giusto. E comunque a noi questo evento ci è dispiaciuto molto perché comunque la preside è una brava persona. È veramente una brava persona, ha realizzato con noi molti progetti, quindi ci dispiacerebbe.